Un saluto da Mauri e bentornati qui sul canale, ragazzi. Quest'oggi voglio parlarvi di un argomento che non ha nulla a che vedere sia con questo canale sia con tutto ciò che riguarda quello che io porto, ma voglio portarvi questa cosa perché mi ha colpito in maniera abbastanza, sensibile, nel senso che comunque ha urtato la mia sensibilità. E comunque, essendo io una persona comunque sensibile alle cose della vita e soprattutto il fatto di essermi messo su un social, perché comunque partiamo dal fatto che io non sono uno molto attivo nei social, diciamo come TikTok o gli altri, o qualcosa riferito a Instagram riguardante il canale, dove faccio pubblicità ovviamente alle locandine, eccetera, di questo canale, ma tendenzialmente non è che ho una grande vita social, tranne ovviamente il nostro gruppo Telegram, che ricordo sempre il link in descrizione, dove ci troviamo per correre, eccetera. Però, tornando a noi, visto che io oltretutto porto una rubrica che sono quelle delle riflessioni, è esattamente così. Quindi questa volta io sono inciampato perché ho guardato il video su TikTok di un amico e sono finito inevitabilmente in questa cosa e mi ha veramente destabilizzato un attimo. E parliamo di questo Calippo Tour. Allora, praticamente c'è questa ragazza che in poche parole fa questa specie di attività, che poi bisognerà vedere se tutto questo è verità, se è soltanto tutta una grande montatura per avere view, eccetera, eccetera. Tutto questo ovviamente non lo staremo ad appurare, perché comunque sarà molto difficile entrare a capire se questa cosa è vera oppure no, perché questa succinta ragazza racconta che lei va in giro a fare dei tour dove assaggia questi calippi, che ovviamente non parliamo di gelati, ma dove viene contattata appunto su questa sul suo profilo, e oltretutto sembrerebbe che sia collegato a un profilo OnlyFans, e quindi potete immaginare tutto quello che dovete immaginare. Ma a parte questo, che io non starò qui a fare né morali né niente, perché parliamo di una ragazzina di 22 anni. Però io non sto qui a fare la morale di nessuno, perché la morale, da quello che ho imparato nella vita, da quello che ho letto, da quello che ho studiato, la morale non esiste una morale unica, esiste una morale che va in base alle epoche, va in base alla cultura, va in base a tantissimi fattori che non sono uguali. Se noi andiamo a vedere, la morale nostra occidentale non è uguale alla morale magari di un paese come il Bangladesh, dove magari una ragazzina viene data in sposa e se non accetta fa una brutta fine. Tanto per capirci, quindi lì la moralità è diversa dalla nostra, quindi io non sto a fare le morali a nessuno. Noi abbiamo un sistema nostro e quindi queste morali possono variare, e oggi con l'avvento delle nostre tecnologie, che non vanno imputate, ma va imputato qualcos'altro. Comunque, con l'avvento della nostra tecnologia, al quale diamo sempre più importanza e diamo sempre meno importanza a ciò che siamo noi esseri umani, queste sono le conseguenze che ovviamente sono inevitabili. Perché se io o comunque cresco un figlio o una figlia, e tutto il tempo io per primo sono lì a fare foto di qualsiasi genere, ma comunque dedico la mia vita a questi social, inevitabilmente il figlio o la figlia inevitabilmente farà un'evoluzione di ciò che facevo io. Ma questo è ovvio, è normale. Purtroppo il discorso appunto, adesso a parte il discorso della moralità, siamo proprio sul punto focale. Cioè, il fatto che oggi questi social e tutto questo che io per primo, perché mi sento preso in causa, nonostante io sia neanche una goccia nell'oceano, proprio una minima parte, però sento il dovere comunque di dover dire la mia, avendo comunque un canale su YouTube. E tornando al discorso, appunto, esattamente sul fatto di questi atteggiamenti dovuti soprattutto alla visualizzazione, a voler emergere con delle cose veramente che non vogliono dire nulla, cioè riuscire a crearsi un futuro o una situazione puntando su delle cose che davvero non hanno né arte né parte, dove senza andare a dire devi studiare, devi studiare, devi lavorare, non devi lavorare. Ma veramente, ragazzi, qui stiamo perdendo l'ABC. Cioè, io nella vita ho avuto delle difficoltà, come tutti, anche voi dall'altra parte sicuramente, avrete anche avuto voi delle difficoltà.
Perché nella vita tutti abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei momenti in cui barcogliamo un attimo, abbiamo dei momenti in cui rischiamo anche di cadere, e a volte si cade e bisogna anche rialzarsi. Però bisogna ricordarsi una cosa, che bisogna cercare di avere una BC, di non cadere. Poi si cade, ma cercare di non cadere. Perché purtroppo oggi sento molte volte questa irresponsabilità totale, questo egoismo eccessivo di ognuno di noi, che spesso sento anche persone che dicono: ma io mi metto con una tipa perché lei deve essere un valore aggiunto, perché sennò io ho la mia vita. Cioè, ma tu stai parlando di te, non stai parlando di un rapporto con un'altra persona, ma che cazzo dici? Cioè, scusate, cioè il fatto del compromesso, il fatto di trovare comunque una situazione, cioè l'amore idilliaco non esiste neanche tra i più belli del mondo. Cioè, ma questa è una roba, cos'è, vissero felici e contenti, ma crediamo a ste robe qua? Cioè, siamo impazziti. Tutto va coltivato, va lavorato, va seguito. Un figlio va seguito, una responsabilità. Io faccio parte di quelli che sono nati dagli anni 70-80, quindi ho visto Genitori in Blue Jeans. Genitori in Blue Jeans è veramente carino come telefilm, ma non è da assolutamente da renderlo attivo in una famiglia. Per quale motivo? Perché io con mio padre ho avuto un grandissimo conflitto, enorme. Cioè, lui era un uomo chiuso, duro, cioè, ma di quelli tosti. Posso paragonarlo ai vostri nonni, cioè, per come era di testa. Però è stato un grande, perché mi ha reso un guerriero, mi ha reso molto forte. Ma questo per quale motivo? Perché mi diceva sempre no. E allora io ho combattuto ogni giorno per dimostrargli che io potevo fare da solo. E questo è stato un grande insegnamento. Magari involontario da parte sua. Però mi ha fatto sì che io oggi ho una mia azienda, ho delle mie cose, ho una mia attività, ho una mia posizione economica molto tranquilla, per fortuna, almeno per ora, speriamo. Ma tutto questo l'ho fatto da solo, senza ricevere l'aiuto zero di qualcuno. Cioè, ma quante persone con questo atteggiamento, con questo imprinting di oggi, dove tutto è concesso, tutto è libero, non esiste più niente. La libertà, cioè oggi si parla di libertà, parliamo di libertà su tutto, ma questo è libero, quello è libero. Non confondiamo la libertà con l'anarchia. La libertà finisce dove inizia quella di un altro. Partiamo da lì. E poi soprattutto, io mi ricordo quando facevo il militare, noi non andavamo a casa tutte le settimane, andavamo a casa ogni 2-3 settimane e avevi il 36 ore per Messino o il 48 ore. Speravi di avere il 48 ore perché almeno stavi a casa 2 giorni, perché sennò stavi a casa soltanto il sabato mattina e la domenica sera dovevi rientrare. E quindi iniziavi a capire cosa voleva dire la libertà, quella vera, quella di poter uscire, essere libero di fare quello che voglio, dovuto a che cosa? A una soppressione, forse anche esagerata, era militare, non c'era nulla di esagerato, era giusto, perché tu facevi il servizio militare, non eri nemmeno pagato. Oggi sento gente che dice: ma per 1.000 euro non faccio un cazzo, ma qui, ma io piuttosto, inizia a fare, però ce li diamo dopo. Tornando al discorso del militare, appunto, poi avevi l'ordinaria, 10 giorni, da poter prendere durante l'anno di militare. Mamma. Tu quando avevi la possibilità, dopo un tot di mesi, se non mi ricordo più, comunque si poteva richiedere l'ordinare ed erano 10 giorni di ferie, in poche parole. Ed era una cosa meravigliosa. Quando mi congedai, una delle cose che ho capito, il valore della libertà, ma quella libertà vera. La libertà di poter fare delle cose seguendo delle regole. Perché non può esistere una libertà se non c'è una regola. Ma che cazzo di libertà è quella lì? Cioè, quella lì è la roba che porta la noia, porta, lo vediamo, tutti sti social, tutti sti ragazzini che si mettono a fare video su cazzate, alcuni pure si ammazzano, cioè. Ma dico, ci rendiamo conto di dove si va? Cioè, io mi riferisco soprattutto a quelli che sono genitori, quelli della mia età, quelli anche un po' più giovani, che magari hanno figli piccoli. Ma ragazzi, cioè, cercate di fare, di essere autorevoli. Dovete avere un'autorevolezza nei confronti dei vostri ragazzi. Non è facile, perché capisco perfettamente
che quando si ha a che fare con una società è difficile. Come fai a dire a tuo figlio di non usare il telefonino mentre i suoi amici lo fanno? Viene discriminato, viene preso per il culo. È difficile. Ma noi diamo il buon esempio. Possiamo solo fare quello. Io ho un amico che lui mi diceva, sai che mia figlia non va a nuotare, lui era appassionato di PlayStation, mia figlia non va mai a nuotare, mi fa delle storie, pure deve fare sport, deve fare attività, l'ha consigliato anche il dottore, eccetera, eccetera. E lui mentre diceva quello giocava alla Play seduto. Dice, ma ragazzo, spegni sta cazzo di Play, prendi sta ragazzina, tu inizi a nuotare e poi magari lei gli viene voglia. Sei tu che devi fare la prima parte. Basta con sta cosa del oh, così non mi rompi i coglioni, tu guardati i cartoni animati, non rompere le palle. Ma non funziona così. Cioè, questa roba qua, ragazzi, un domani, chi è che ci pulirà il sedere? Cioè, i vecchi già li maltrattano nelle case di riposo. Immaginatevi con questa crescita qui dove andiamo. Chi pagherà le tasse? Chi farà? Cioè, ecco, qui torniamo al discorso di prima. Io per 1.000 euro non mi muovo di casa. Per carità, fai bene. Ma dovete capire, qui colleghiamo sia il militare che i 1.000 euro, che i 1.000 euro fanno in modo che tu ti dai da fare e che comunque abbassi la cresta. E soprattutto ti devi guadagnare il tuo posto, ti devi guadagnare quello che è giusto. Non esiste che tu inizi a lavorare e guadagni 10.000 euro non sai fare un cazzo. Ma non esiste sta roba qua. Ma chi vi ha raccontato queste cose? Ma chi ve le ha messe in testa? Cioè il percorso di guadagnare e lavorare è un percorso lento e lungo. Ciò che arriva in fretta va via in fretta. Non potete costruirvi un futuro pensando di fare chissà che cosa. Ma che cosa volete fare? Ma andiamo a vedere i veri influencer che guadagnano sul serio. Ma quanti saranno sui miliardi di persone che siamo al mondo? Tutti quanti, ma che cazzo, 500 euro? Ma di cosa stiamo parlando? Cosa fai con 500 euro? Cioè, ma per cortesia, cerchiamo di non perdere quello che è la Costituzione italiana, ma dovrebbe essere anche quella europea, che è basata, una Repubblica basata sul lavoro. Cioè, non possiamo pensare che i nostri giovani vengano su con ste cazzi di dopamina, di like. Cioè, io stesso ho smesso di guardare se ce l'hai o non ce l'hai. Ma che cazzo me ne frega? Vuoi guardare il video? Guarda. Ma chi se ne frega? Però, logicamente, io faccio parte di una generazione che è cresciuta con altre cose. Ti torniamo al discorso di prima, della moralità, no? Delle epoche, delle situazioni, che tu cresci in un'altra situazione. Quindi il mio bagaglio ABC non è quello di un ragazzo di 20 anni. Io capisco un ragazzo di oggi che invece cresce con queste cose e viene coadiuvato dalla famiglia, da tutto. Ma sì, oh che bello, sei un grande. Cioè, io ho sentito dei genitori, oh ma è bravissimo, a 5 anni fa già così. Ma ragazzi, ma sta scimmiottando. Cosa vuol dire fare così? Cioè, ma qua stiamo raggiungendo anche noi, veramente ragazzi, dei livelli penosi. E il Calippo Tour non è altro che una conseguenza che domani ci sarà il rinoceronte tour, che lo faremo con gli animali, perché a un certo punto trasgredire non sai più cosa trasgredire, perché a forza di arrivare a noia, cazzo, il sim, che palle, ne ho già 50.000 e no, vaffanculo, ne prendo un altro, perché, cioè, perché poi diventa così, quando si è troppo si è troppo. Oggi si discute su tutto, c'è da ribadire a tutto, a ogni cosa si discute, ma ragazzi, ma il silenzio è oro. Come fate a non capire che ogni tanto bisogna stare zitti e muti e ascoltare? Prendete, andate a farvi una passeggiata, cazzo, prendete un po' di sole, bianchi come dei stracci, tutto il giorno illuminati da sta cazzo di luce blu. Ma basta. Cioè, cercate nella vostra vita di trovare delle cose interessanti, di suonate uno strumento musicale, porca miseria, scusate, ma io mi infervorisco, perché non è possibile che una ragazzina di 22 anni butta via la sua vita. Ragazzi, ma vi rendete conto che quando avrete la mia età, quando avrete un attimino di, fate un'analisi, vi girate e dite cosa ho fatto nella vita. E fate un riassunto, ma vi viene naturale, non è che vi dovete sforzare. E poi c'è una parte, che questa è terribile, c'è una parte che va sempre nella fascia di età tra i 15
e i 25, che è quella meravigliosa. Cioè, allora, avere esperienza è bellissimo, ma essere inesperti è magnifico. Perché? Perché sei vergine, devi ancora capire tutto, e quelle emozioni lì sono così profonde, cariche, che veramente, ragazzi, vi danno qualcosa di straordinario. Le immagini che vedete di quelle situazioni, io ho ancora delle immagini fortissime di quando andavo a ballare, andavo a far festa. Premetto che io non ero un santo e mi sono divertito parecchio, e come se mi sono divertito, però comunque, appunto, queste immagini, queste robe vi rimarranno per tutta la vita. E tu butti via la tua vita facendo dei calippi tour, e quando avrai 20 anni e quando avrai la mia età ti ricorderai di questa roba qui, che magari ti sputtaneranno, ti rimarrai segnato a vita per quello che hai fatto. Io sì, non mi riferisco solo a questa ragazza, perché comunque, come lei, tra un po' tantissimi altri emuleranno, perché basta vedere migliaia di visual, migliaia. Cioè, siamo impazziti. Cioè, io non è che, purtroppo, ho voluto fare questo video perché me lo sentivo proprio di sfogarmi anche con voi ragazzi, che comunque ci conosciamo, sapete un po' come la penso sulle cose. E quindi ho voluto veramente portare questa cosa, perché mi ha veramente disturbato, cioè proprio mi ha disturbato. Ma non è che mi ha disturbato questa ragazza cosa fa, perché quando io avevo 15 anni ho avuto chi mi ha preso il calippo, eh? Cioè non è che sono, cioè, ripeto, non sono un prete, eh? Però era una cosa intima, cazzo, era una cosa tra noi, c'era una figata, era un momento bellissimo che te lo ricorderai per sempre, perché sono quelle cose meravigliose da fare, eh? Però da fare con qualcuno, non con l'Italia intera. Cioè, è terribile questa roba qui. Cioè, poi, per carità, io non voglio nemmeno sentire, perché poi oggi anche i giovani, giustamente, ti escludono, ti dicono boom. Ragazzi, ma ricordatevi che boomer lo siete voi. Cioè, tra qualche anno non ve ne siete neanche accorti, avete la mia età, eh? Io nella mia testa ho ancora 25 anni. Cioè, non è che, cioè, perché è così? Perché è così? Il tempo stravola. Passate una certa soglia, quando poi i giorni inizieranno, per motivi di lavoro, impegni della vita, a essere quasi sempre uguali, e allora lì il tempo non vola, stravola, e vi girate e avete 50 anni. Ed è così. Quindi tutto questo discorso va a incentrare sul fatto che dobbiamo dare importanza a questo mondo digitale bellissimo, che ci permette di condividere, ci permette di avere grandi possibilità, così come abbiamo fatto noi con la nostra comunità, di correre, io di fare qualche video che mi piace condividere con voi riguardo alle nostre passioni del sim racing, delle macchine. Però è questo, non pensate di venire qua a cercare lavori, a creare sui social queste robe, facendo queste cose qui che vi segneranno per tutta la vita. Cioè, ragazzi, io la chiudo qui e spero di non avervi annoiato troppo. Ringrazio chi è rimasto fino alla fine del video. Ovviamente ditemi nei commenti cosa ne pensate. Io lo so che è una cosa che ho voluto dire, perché ce l'avevo lì, non potevo, poi soprattutto essendo uno che comunque sul social si sta, almeno su YouTube, non potevo non parlarne, perché è una roba che mi dà veramente fastidio. Dai ragazzi, con questa è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauri.